In 50.000 vi danno il benvenuto allo stadio San Paolo di Napoli, 23esima giornata del campionato di Serie A, Napoli ed Empoli. Lancio per Cannavaro, l'uscita però è di Bassi. Boucher, dentro ancora per Giovinco. Il pallonetto per Pozzi, la posizione regolare, Pozzi! Gela il San Paolo, l'ex di turno, Pozzi, 1-0 per l'Empoli. Mannini, ancora pazienza, Amsic, buono il controllo, Amsic, la sua conclusione sul fondo. Domizzi, la punizione di Domizzi, Bassi e poi Amsic fallisce, da buona posizione il pareggio. Palla per Lavezzi, uno contro uno, Lavezzi contro Marzoratti, in area di rigore, Lavezzi cross per Mannini, 1-1, il primo gol in azzurro di Daniele Mannini. Si ricomincia in 10 contro 10 questa mini rissa tra Zalajeta e Piccolo all'ingresso del tunnel, ha provocato l'espulsione di tutti e due i giocatori. Il cross è per Pozzi, palla buona ancora per Pozzi, super Pozzi, 2-1 dell'Empoli al San Paolo, segna e si fa male tra l'altro, segna e si fa male Pozzi. Marianini allarga per Giovinco, altra posizione regolare di Giovinco, Domizzi non riesce a fermarlo, velocissimo Giovinco al limite dell'area, calcio di punizione e cartellino, credo giallo, vediamo, rosso per Domizzi, rosso per Domizzi. La palla è buona per Sosa, in area di rigore, Sosa prova il sinistro, Bassi, Bassi salva l'Empoli su Sosa. Marianini, lo scambio, Boucher in area di rigore, Boucher, Gianello e il gol di Budel che fissa il 3-1 tra gli applausi del San Paolo. Finisce Napoli-Empoli con l'Empoli che ottiene una vittoria preziosissima in chiave salvezza, vince tra i fischi del San Paolo, i fischi sono tutti per il Napoli di Reia. In questa vittoria siamo un po' più tranquilli, stiamo dando prova che comunque ci siamo. Meritavamo alcune vittorie le partite precedenti, però adesso sono arrivati e siamo contenti così.